È che ho sbagliato. Oh, giuro che non sculetterò mai più nudo in pubblico. Vorrei tanto crederci questa volta. Lo vorrei davvero. Basta, fa una corsa e compra un sacchetto di ghiaccio per tuo padre. Sì, signora. Ma so che sei scoraggiato, ma ti prego non privare il mondo del tuo mega sederone. Non preoccuparti, ragazzo. Sarà prontissimo per il compleanno di tua zia Selma. Lo sapevo. Guardi quante meraviglie possiede, signore, l'Escalibur di Re Artù, l'unica foto esistente di Mark Twain nudo e la prima stesura della Costituzione con dentro il termine gonzi. Certo, certo. E allora? Lei vuole il suo arsacchiotto bobo, vero? Bugiardo! Ti darò una frustata che te la ricorderai per sempre! Opporre resistenza è futile. Oddio, voglio il mio orsacchiotto. Ma se n'è andato, andato per sempre. Darei qualsiasi cosa per sapere che fine ha fatto. Ehi, oliati le natiche, Lindy, sei in ritardo. Questa è tutta colpa tua! Dovresti cominciare a vendere questa roba a più di un dollaro a sacchetto. Abbiamo perso 4 uomini in questa spedizione. Se tu proponi un'idea migliore per ottenere ghiaccio, io niente contraria. Ci ha fregato. Ehi, Apu, dentro questo sacchetto di ghiaccio c'è una testa. Aveva forte emicrania. Qualcuno ha perso testa per ghiaccia. Cioè, no, dentro ghiaccia. Ehi, è un orsacchiotto. Che schifezza. Forse è marcio o qualcosa del genere. Tieni, Maggie.